diciamo, è un'ulteriore tappa verso la ricerca della verità che noi abbiamo fortemente chiesto. Nulla di fatto, tutto rinviato a giugno. Il TAR di Salerno non è riuscito ancora a prendere una decisione sul ricorso presentato dal gruppo Liberi e Forti in merito alle elezioni di Agropoli. I giudici hanno chiesto verifiche supplementari su alcune sezioni. Non è bastato dunque il riconteggio della prefettura. Delusione tra molti agropolesi che a 9 mesi dal voto aspettavano una decisione del TAR per scrivere la parola fine ad una vicenda che ha catalizzato l'attenzione della cronaca quotidiana. È un ulteriore passo verso la verità, dice Raffaele Pesce. Siamo fiduciosi perché il fatto di dover verificare quanto emerso in maniera più approfondita è un fatto che ci fa ben sperare verso l'accoglimento del ricorso. L'ordinanza evidenzia, dice invece il sindaco Roberto Mutalipassi, che non esistono risultanze tali da poter arrivare ad una decisione di annullamento. Restiamo fiduciosi nell'operato dei giudici e continueremo ad impegnarci per il bene della nostra città. Guarda, è completamente fuori strada il sindaco, perché proprio perché c'è una integrazione di verificazione ancora più nel dettaglio, è evidente che le eccezioni mosse dalle controparti, in questo caso dal sindaco e dall'ente e dai consiglieri, non sono state prese in considerazione dal collegio, soprattutto quelle inerenti l'inammissibilità dei motivi aggiunti. Probabilmente dovrebbe far intervenire i suoi legali come a commento delle ordinanze, ma come si ricordare, già all'esito della prima ordinanza disse che era una verifica solo di forma. Assolutamente no. Tra l'altro la forma in questo campo è sostanza, la forma degli atti in merito elettorale. Non scherziamo proprio su questo. Però ovviamente io non posso anticipare una sentenza che spero sia favorevole al ricorso, ma ovviamente traspare tutto l'interesse del collegio a esaminare tutto l'esaminabile anche in merito a quello che poi è stato l'escursus processuale.